Sono in compagnia di una bella coppia di abruzzesi, sono qui per la prima volta a Castellino del Biferno, prima volta anche che vedete i pizzicantò. Sì, la prima volta, sì, la prima volta. L'abbiamo saputo tramite gli amici, una cosa nuova insomma. Che impressione ha avuto? L'impressione, perché è una cosa proprio quasi impressionante. E lei signora? Ah, molto bella, veramente. Sì, sì, mi piace molto queste cose da vedere. E abbiamo trovato questo paesino, gente molto accogliente, veramente molto accogliente. E ho visto che avete fatto amicizia quasi con tutti. Ma sì, il paese è piccolo, praticamente abbiamo conosciuto quasi tutti, con 2 giorni, ieri e oggi, sì, abbiamo conosciuto quasi tutti. Siamo di famiglia quasi. Quindi l'anno prossimo tornerete? Se siamo liberi, sì. Abbiamo incontrato in partenza il signor Michele, che ci ha indicato dove dovevamo fermare tutto. Insomma, non ci resta che dire, venite a Castellino sul Biferno. Sì, sì. Conosciamo pure Giovanni Galli, che è un altro camperista, un altro... Torniamo un po' al profilo storico di questa festa. Allora, prima era molto diversa. Questo sono circa 40 anni che io, insieme a un altro amico, che è ancora presente, ancora vivo, decidemmo una sera, ci siamo incontrati e decidemmo una sera di spostare dalle case del comitato festa alla piazza. È stato molto difficile, i primi anni sono stati molto difficili, ma fino a quando ci siamo riusciti a portare questa manifestazione alla piazza, al popolo. Prima non era così. Perché non era così? Prima c'era il famoso mietitore che andava nelle Puglie, forse più di qualcuno non si ricorda, adesso ci sono le mietitrebbe e comere. Prima il grano si metteva a mano e c'erano quelli di Castellino che partivano da Castellino o l'11 o il 10 di giugno o addirittura la notte del 12 di giugno, facendo il pizzicantò e per osannare il santo, per darlo a loro la felicità di trovare il lavoro, di trovare subito chi li prendeva al lavoro a mietere il grano nelle Puglie. E osannando il santo dice: caro santo, tu aiutaci a trovare subito questo lavoro, però la festa noi non la facciamo stanotte, stasera. Che succedeva? Succedeva che andavano a casa del comitato e il comitato gli dava un mescolo di questa sagna, una fetta di pane e un bicchiere di vino. Questo il tutto, loro partivano con questa e gli bastava il tutto fino a quando non trovavano il lavoro. Quindi anche la tradizione culinaria del piatto che offrirete questa sera ha delle radici veramente antiche. Ecco, che ci può dire proprio in merito alla preparazione di questo piatto, alla sua nascita e alla sua promozione? Allora posso dire, innanzitutto questo è un piatto molto semplice. Una farina, non è farina di semola fatta per bene, la prima scelta, uova fresche, uova di campagna, uova nostrane e poi il famoso formaggio nostrano. Infatti la cosa che colpisce, noi abbiamo avuto il piacere di assaggiarlo, è che tutti i sapori sono veramente particolari. Si sente che anche il pomodoro non è la tipica salsa comprata, ma ha un sapore diverso. Le signore veramente ci mettono tanto amore. Allora, quelli che fanno domani, la rifanno domani, ci sono delle persone antiche che la rifanno, non è lo stesso sapore che fanno stasera. È come chi fa la festa di San Giuseppe che lo stesso sapore non è lo stesso giorno di San Giuseppe che la rifanno. Invece oggi è tutto particolare, perché è la festa del santo. E un anno, parecchi anni fa, verso Ururi, tra Ururi, Serra Capriola, da quelle parti là, due squadre erano partiti prima del 12 di giugno. Quel giorno, il 12 di giugno, ha piovuto e nell'aia dove si trebbiava il grano, si arrivò verso l'imbrunire e disse: beh, a Castellino, dice, adesso stanno preparandosi per fare il comitato, perché prima il pizzicantò non andava in questa maniera, ma andava nelle case del deputato e doveva entrare dentro la porta normale, così come sta fatto così, dovevano entrarci, mai entravano, mai avevano la bevuta di vino, cioè era molto più brutta, con tutte le scale. E allora questa qua, siccome stavano lontani, hanno fatto il pizzicantò sull'aia.
Il comitato festa era il padrone dove l'aveva presa al lavoro, l'ha visto, che cos'è? Questo noi lo facciamo il 12 giugno ogni anno, così, così, così. Disse, lo volete fare stasera al mio paese? Che cosa succede? Succede questa cosa qua. Ci abbiamo un bicchiere, beh, qual è il mio problema? Un bicchiere di vino, due, anche tre. Dice, se voi fate questo, siccome noi non facciamo niente, e andarono a fare questo pezzo che andò in questo paese la sera del 12 giugno. Quindi anche una tradizione esportata. Sì, arrivarono i carabinieri, cosa è successo? Vede un casino che sta per... Disse il comitato, dice, no, fermateci, questa è una cosa che abbiamo fatto fare noi. E poi tutto il paese si è unito a questi di Castellino che hanno fatto questa piramide e disse, è una cosa meravigliosa, ci avete riempito di gioia. Domani vi paghiamo la giornata, rifatela domani anche durante la processione. Nicola Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno, un bagno di folla veramente impressionante, quello che si può vivere qui questa sera. Sì, è una manifestazione che richiama sempre molta gente, per fortuna. È uno spettacolo che speriamo di ripetere sempre negli anni, perché veramente trova il calore e l'affetto delle persone. Uno spettacolo unico, riconosciuto come tale anche da fuori regione. Tra poco siete stati invitati dal Papa per mostrare questo spettacolo eccezionale anche davanti a lui. Il 20 luglio andrete a Roma. Sì, se Dio vuole saremo presenti lì. Sembra questa una tradizione che affonda le radici nella storia, che pare abbia anche qualcosa di simile in altre culture, e nella nostra realtà è qualcosa di unico e cercheremo di farla rivivere nel tempo. Una tradizione che non è legata soltanto alla costituzione delle torri umane, ma anche a un aspetto religioso con gli altari di Sant'Antonio, un aspetto culturale dal punto di vista gastronomico con il piatto tipico di questa serata. Preservare la cultura nel tempo è un impegno che veramente ogni castellinese sta tangibilmente portando avanti. Lei come primo cittadino che cosa si sente di dire? Ma sembra... uno di quei miracoli che si ripete negli anni, forse il miracolo è una parola forte, però sa, è una cosa che si ripete ogni anno, non ci sono fondi che vengono stanziati e la gente che si offre porta, diciamo, quelli che sono gli ingredienti di base per preparare la pasta. Ci sono anche le famose pagnottelle, che sarebbero i panini benedetti, e tutto quello che, diciamo, occorre per creare questa manifestazione viene offerto dalla gente. Quindi, diciamo, un giorno prima non si ha la certezza di quello che si avrà, però poi non manca mai nulla, o ci sono 100 o 200 o 1000 persone, guarda caso comunque c'è sempre, come dire, roba a sufficienza, e basta e avanza sempre. Quindi veramente una testimonianza di dedizione, di attaccamento alla fede e alle tradizioni del paese. Castellino, paese ospitale, non resta che invitare chi ancora non ha avuto il piacere di essere qui con voi a venirvi a trovare. Sì, siamo un piccolissimo paese, però grazie a Dio anche quando c'è un bagno di folla come quello odierno riusciamo ad accogliere anche, diciamo, un'affluenza imponente. Quindi riusciremo a dare un piatto caldo a tutti. Per questa puntata di Viaggio Molise è tutto, siamo proprio alla fine della festa dove ci si dedica soltanto all'aspetto culinario e al piacere dello stare insieme. Seguiteci su Telemolise, canale 11, sul canale tematico Molise Mio, visibile sul 212 del digitale terrestre. Siamo visibili anche in Abruzzo sul canale 96, oppure tutte le puntate di Viaggio Molise potete ritrovarle sul sito www.telemolise.com. Arrivederci alla prossima puntata.